Carissimi utenti, buongiorno, qui collegati dallo stadio di Mirabelle Clana in provincia di Avellino e la sfida playoff tra l'Atletico Taurasi e la Polisportiva Calitri. Atletico Taurasi condivisa giallo-blu, la Polisportiva Calitri condivisa bianco-rossa. Leggiamo subito le formazioni. Atletico Taurasi, Forgione, Ricci, Schena, Vitali da Diego, Caruso, Caggiano, Di Donato, Sena da Diego, Blasi, in panchina Lombardo, Struzziero, Sena, Ferrante. Per quanto riguarda la squadra della Polisportiva Calitri, Melillo, Iannice, Delia, Grasso, Zoppi, Megaro Giuseppe, Megaro Angelo, Cestone, Leone, in panchina Cestone, Di Maio, Stanco, a momenti dovrebbe iniziare la gara. Ed ecco che l'arbitro avvia le squadre al centro del campo per la relativa disputa tra le due squadre. Atletico Taurasi condivisa giallo-blu, come si può vedere dalle immagini, è stata guidata dal presidente Ferrante, grande presidente, un presidente che in realtà ha davvero condotto questa squadra nell'Olimpo del calcio dilettantistico italiano. Ed ecco appunto in realtà l'arbitro che fischia l'incontro di calcio con le due tifoserie che in realtà cercano di sventolare le bandiere con attenzione, e vedete qui i fumogeni giallo-blu. Ecco carissimi utenti, davvero sarà una partita degna di nota, una partita da archiviare nell'annuario del calcio dilettantistico. Parte subito il Taurasi con il numero 9 Sena nelle immagini, una partita che in realtà vede protagonista l'Atletico Taurasi del presidente Ferrante sfidare questa partita per poter vincere questa gara. Poi in base ai risultati si vedrà se l'Atletico Taurasi, ci saranno altre gare oggi nel pomeriggio per verificare appunto se l'Atletico Taurasi riuscirà in realtà a, ed ecco che parte l'inizio dell'incontro di calcio, a superare anche l'altro turno. Pallone al numero 6, il capitano Caruso lancia il pallone verso il centrocampo, poi c'è il numero 8 Di Donato, pallone che viene ancora giocato e gestito bene dai giocatori giallo-blu. Pallone al numero 11 Blasi, Blasi sul pallone, Blasi lancia in profondità, attenzione, i giallo-blu subito si lanciano in avanti, l'Atletico Taurasi potrebbe sbloccare il risultato, pallone in area di rigore con il numero 10 appunto da Diego, la sfera però viene persa, in realtà c'è stata una deviazione finale, la palla termina fuori, rimessa laterale, batte il numero 2 Ricci sul pallone. Nelle immagini i giallo-blu di nuovo cercano di produrre un'azione degna di nota e lo fanno in questo caso con grande attenzione, cercando di potersi lanciare in realtà in avanti nell'area di rigore. Lancio in profondità, sfera a centrocampo, di nuovo l'Atletico Taurasi in azione, pallone a terra, lancio in verticale, un Atletico Taurasi che è sceso in campo con la grande voglia di poter vincere questa partita, pallone che viene perso, ancora l'Atletico Taurasi in azione, riparte con la manovra con numero 11 Leone, grande giocata di Leone, pallone ai limiti dell'area di rigore, la palla viene persa, la sfera al numero 3, ossia Schena, passaggio arretrato a Caruso, grande giocata del numero 8 Di Donato, il tecnicismo in campo si fa notare, poi l'arbitro fischia e che la palla è uscita fuori dal rettangolo di gioco, rimessa laterale a favore della Polisportiva Calitri che riparte dalla propria metà campo. Polisportiva Calitri in azione di gioco, lancio in profondità, pallone fermato da Caruso, la sfera al numero 8 Di Donato, poi c'è il numero 4 appunto Vitale, viene gestito al meglio il gioco, grande pallone in profondità per il numero 10 da Diego, rete, l'Atletico Taurasi sblocca il risultato in un momento delicato della partita, l'Atletico Taurasi sblocca il risultato
e passa in vantaggio. Atletico Taurasi 1, Polisportiva Calitri 0. La rete messa a segno nei primi minuti di gioco dal numero 7 Caggiano, quindi Atletico Taurasi 1, Polisportiva Calitri 0. Si inizia di nuovo a giocare, il pallone sul laterale destro, biancorossi in azione, la Polisportiva Calitri ci prova, sfera che viene persa. Rimessa laterale. Ed ecco appunto schiena sul pallone. Il lancio in profondità, il tackle. Il numero 11 va via, Blasi sul laterale sinistro. Sfera che però viene persa. Di nuovo in azione di gioco. La squadra giallo-blu ci riprova, l'Atletico Taurasi a poter raddoppiare il risultato. Indipendentemente comunque dall'esito degli altri risultati, in questo momento l'Atletico Taurasi in realtà passa il turno, quindi passa il turno con grande attenzione da parte del pubblico di Taurasi, che è giunto qui numeroso per assistere a Mirabella e Clana, per assistere ad una gara da un punto di vista tecnico e tattico calcistico molto interessante. Fondo area, batte appunto Forgione. Forgione sul pallone, pallone al numero 3 schiena, schiena, pallone al numero 11 Blasi, Blasi schiena, pallone riversato a centrocampo al numero 4 Vitale, sfera deviata sul laterale destro, pallone ancora per Vitale, grande giocata di Vitale, il suo ruolo svolto in questo momento a centrocampo ha funzionato come supporto tattico. Pallone ancora, ecco Vitale nelle immagini, il suo sinistro, tutto di prima, Vitale gioca davvero tutto di prima. Caruso, attenzione, fallo secondo l'arbitro, punizione. Punizione a favore di giallo-blu che ripartono dalle retrovie. Taurasi in azione con il suo numero 8 Di Donato, già pallone a centrocampo, ecco Di Donato, il lancio in profondità, la verticalizzazione della palla, l'arbitro fischia la posizione irregolare e di nuovo si riparte dalle retrovie con una punizione che batte appunto la squadra della Polisportiva Calitri, il sinistro da parte di Melillo, pallone ai limiti dell'area di rigore. I gialloblu continuano a lanciarsi in avanti cercando di poter riuscire a creare un'azione degna di nota. Polisportiva Calitri in azione, Polisportiva Calitri ai limiti, la rovesciata, l'arbitro fischia però prima in realtà che il pallone entrasse nell'area di rigore, quindi ha fischiato in pratica un fallo all'interno dell'area di rigore. Punizione, punizione a favore della squadra dell'Atletico Taurasi che ci riprova con Forgione, pallone al numero 8 appunto Caggiano, passaggio arretrato da parte della Polisportiva Calitri, ricordiamo il tridente, numero 9 Sena, numero 10 Da Diego, numero 11 Blasi, quindi ad ecco la Polisportiva Calitri riesce a penetrare in area di rigore ma la palla poi viene fermata, fermata dal numero 1 Forgione che blocca, che ha rappresentato davvero la massima garanzia in porta. Ecco nelle immagini Forgione, autore in questo campionato di grandi parate, il suo lancio destro oltre il centrocampo. Polisportiva Calitri in azione. Lancio in profondità, fuori gioco per la Polisportiva Calitri. Punizione. Punizione, si riparte dalle retrovie. Il lancio del numero 3 schiena. Pallone ai limiti dell'area di rigore. Ancora il numero 7 Caggiano. Polisportiva Calitri in avanti.
Ancora l'Atletico Taurasi che si riproduce in fase offensiva. Può chiudere la gara. Il cross, pallone ripreso sulla linea. L'Atletico Taurasi va al raddoppio. Un Atletico Taurasi davvero scatenato, ma dal mio punto di vista in questo momento la squadra gialloblu tecnicamente fa valere praticamente il suo tatto. I gialloblu continuano in pratica a sviluppare gioco, come si può vedere alle immagini, con uno schema tattico plurintenzionale e con giocate tutte di prima che rendono molto fluido il gioco da parte dell'Atletico Taurasi, un Atletico Taurasi che davvero in questi tre anni ha grande giocata di classe da parte del numero 11 Blasi, pallone in area di rigore. L'apertura e cross finale del numero 9 Sena, come ho detto appunto Sena da Diego Blasi, e l'Atletico Taurasi fa valere le proprie capacità tecniche e di sviluppo del gioco in fase offensiva con una polisportiva Calitri che in questo momento cerca di piazzare la palla al centro, palla ribattuta. Calitri in avanti. Pallone in profondità, sfera che però termina sul fondo. Nulla di fatto, risultato che resta invariato, l'Atletico Taurasi è in vantaggio per 1-0 grazie al gol messo a segno dal numero 8, dal numero 7, scusate, Caggiano. Fondo area intanto. Fondo area. Forgione. Calitri in avanti. I gialloblu riescono ad ottenere la meglio. Spazzano via la palla. Rimessa laterale. Calitri in azione, pallone ai limiti dell'area di rigore, perdono palla ed ecco che scatta il contropiede, però non c'è nessuno a centrocampo. Il tiro in diagonale di Daddiego non trova gli effetti sperati, la palla ancora al Calitri in area di rigore, cerca di poter pareggiare il risultato, ma i gialloblu stanno ben attenti, pallone che poi tra l'altro termina fuori. L'arbitro attribuisce e decreta una punizione a favore dell'Atletico Taurasi. Anzi, fondo area, quindi per l'arbitro la palla è uscita fuori dal rettangolo di gioco. Il destro. Il lancio. Pallone fuori. Ancora in azione l'Atletico Taurasi, pallone al numero 4, Vitale, lancio in profondità, sfera fermata. Di nuovo il numero 2 Ricci. Grande giocata da parte del numero 7 Caggiano, ancora lui. Spettacolo di gioco da parte di Caggiano, sfera al numero 9 Sena. Pallone ai limiti dell'area di rigore, palla in realtà ribattuta, ancora il gialloblu in azione, il numero 8, Di Donato, tiro di Di Donato, grande azione di gioco degna di nota, nelle immagini Di Donato, centrocampista valido che ha impiegato molta energia in questo campionato ma ha dato molto di sé da un punto di vista tecnico e tattico, nelle immagini Di Donato. Fondo area, batte appunto Melillo. Il lancio, Calitri in azione, ma non va oltre in realtà la linea difensiva. L'arbitro dall'altro fischia un fallo, punizione a centrocampo.
punizione a fuori del Calitri. Calitri in azione di gioco, batte questa punizione da centrocampo cercando di piazzare la palla in area di rigore. Il cross e l'arbitro in questo caso decreta un fallo nell'area di rigore. Fischiato il fallo, l'arbitro chiama l'assistenza infermieristica, si ferma il gioco. Si riparte, pallone a centrocampo, di nuovo l'Atletico Taurasi in azione. Cerca di smistare palla Caggiano, lo fa molto bene. Palla per il numero 10, appunto da Dieco. Ancora Caggiano nelle immagini che riesce a deviare la palla fuori, secondo l'arbitro è fallo, punizione. Calitri in azione di gioco. Giallo-blu in azione. Pallone ribattuto. Di nuovo il Calitri in avanti. Sfera deviata. Biancorossi in azione. Jannic sul pallone. Il suo sinistro pallone che non penetra. Una linea giallo-blu molto impenetrabile. Poi la palla numero 8, Giuseppe Megaro, palla che termina fuori. Atletico Taurasi in vantaggio qui allo stadio di Mirabella Clana per una rete a 0. Un risultato che vale giustamente il passaggio al secondo turno. Poi bisogna vedere i vari risultati per accertare la matematica. Attenzione, pallonetto, sfera che però in pratica termina fuori, grande giocata da parte di Daddieco. Ecco Daddieco, un altro giocatore fondamentale per l'Atletico Taurasi. Fondo area, biancorossi in azione, avanzano. Il numero 4 Delia cerca di smistare palla, ancora Delia sul pallone, persa la sfera. Il numero 7 Caggiano, la finta, poi c'è un batte e ribatti, il Calitri cerca di incidere nella manovra di gioco. Pallone che viene bloccato dal numero 3 Schena, sfera che termina fuori. Pallone in area di rigore, sfera fermata. Caggiano, palla sul laterale destro al numero 9 Sena. L'arbitro fischia un fallo. Punizione per l'Atletico Taurasi. Il lancio, pallone in verticale, sfera che però in questo caso termina fuori. Nulla di fatto, risultato che resta invariato, 1-0 a favore dell'Atletico Taurasi. Rimessa laterale. Una serie di triangolazioni portano la squadra giallo-blu in fase offensiva. La triangolazione con il numero 11 Blasi. Pallone fuori. Rimessa laterale per l'Atletico Taurasi. Di
di nuovo i gialloblu in azione di gioco. Fallo, punizione. Biancorossi in fase offensiva, attenzione, ci provano con il loro tridente Angelo Megaro, Cestone, Leone, ma emerge il gioco del numero 11, ossia appunto Blasi. Ecco Blasi nelle immagini, grande calciatore, le sue prestazioni tecniche sono talmente da doti tecniche elevate che permettono all'Atletico Taurasi di potersi lanciare in area di rigore. Grande intercettazione da parte di Schena. Un'iniziativa che muore sul fondo, quella del Calitri. Fondo area. Batte il numero 1 Forgione. Il lancio, fallo, punizione a centrocampo. Gialloblu in azione di gioco. Ci prova il numero 2 Ricci sul pallone, il lancio di destro, pallone in area di rigore. La possibilità da parte di Da Diego di potersi girare, poi la sfera viene intercettata. Hanno la meglio i giocatori del Calitri che avanzano in questo caso. Ancora il numero 4 Vitale, interviene molto bene. Il Calitri continua a proseguire il gioco. Dinamismo in questo caso a centrocampo e fa emergere un tiro. Laddove c'è il riflesso e poi attenzione, l'arbitro fischia un fallo sul portiere Forgione, pertanto è punizione a favore dell'Atletico Taurasi. Punizione. Batte Forgione, il lancio, gialloblu in azione. Fallo, punizione. Punizione, pallone in area di rigore, la sfera poi viene persa dal numero 11 Blasi e il Calitri avanza. Tekel vincente. Bravo Blasi. Grande giocata del capitano Caruso, si riporta in avanti la macchina gialloblu ed ecco che in rapidità pallone per fuorigioco secondo l'arbitro. Punizione. Palla fermata. Grande giocata di Blasi. Ci si riporta in avanti. Rimessa laterale.
Gianluca in azione, fallo, punizione. Scusami, punizione. Battono i gialloblu. Pallone verso l'area di rigore. Sara che viene fermata. Tiro finale e calcio di rigore. Calcio di rigore per l'arbitro. E c'è anche l'ammonizione per il calciatore. Calcio di rigore. Quindi potrebbe raddoppiare l'Atletico Taurasi il risultato qui allo stadio di Mirabella e Clano. Dal dischetto ci dovrebbe provare Sena, Antonio Sena. Vediamo l'Atletico Taurasi cosa realizza in questo caso. Antonio Sena ci prova. Palo, colpisce il palo. Attenzione, si ripete. Si ripete, ci sono le contestazioni dei calciatori del Calitri. Evidentemente qualcuno di loro, sono decisioni arbitrali, per cui non sono contestabili. Di conseguenza in realtà l'arbitro ha deciso il calcio di rigore. Cioè, in questo caso nella nostra cronaca noi non potevamo dire nulla, quindi di conseguenza l'arbitro ha deciso per far ripetere il calcio di rigore. Dal dischetto Sena. Rete, rete. 2-0 il risultato da parte dell'Atletico Taurasi. Balla in pratica Sena, 2-0, e va a salutare il pubblico dell'Atletico Taurasi. Si riparte da centrocampo. Il lancio, sfera fermata ai limiti, ancora il numero 8 di Donato. Ancora il gialloblu che avanzano, l'Atletico Taurasi continua ad emergere nel gioco tecnico, come si può vedere. Blasi, il suo sinistro, il piatto. Ancora Blasi, lancia il numero 10, poi l'arbitro fischia però una posizione regolare su Daddico, che però per la verità è la seconda volta che si viene a trovare in fuorigioco. In realtà bisognava un po' indietreggiare in questa ultima azione. Ancora i gialloblu che avanzano, poi c'è un fallo, attenzione, sul numero 3, schiena, per l'arbitro è punizione. Punizione. Biancorossi in azione. Il lancio in profondità. L'arbitro vede un fallo, fischia la punizione. Calitri in azione, il cross bloccato, lancio in profondità per Daddico. L'Atletico Taurasi poteva triplicare, poi c'è un po' di polvere in area di rigore, alla fine l'arbitro fa continuare vicino al gol ancora una volta l'Atletico Taurasi. A terra un giocatore, si ferma il gioco. Con una rimessa laterale l'Atletico Taurasi cerca di contrastare il gioco. Il Calitri ci prova, ma in realtà in questo caso perde il controllo del gioco. La sfera termina fuori. Rimessa laterale per la squadra bianco, per la squadra dell'Atletico Taurasi, che si ripropone ponendo l'accento a centrocampo, ma il Calitri continua
ad insistere. Ricordiamo il risultato: 2-0 a favore dell'Atletico Taurasi. Pallone numero 8 di Donato, sfera che termina fuori. Delia, e il Calitri va vicino al gol, ma trova pronto i riflessi del portiere Forgione, che blocca in un tempo. Poi la seconda parte dell'azione di gioco si riversa in corner e i gialloblu ripartono con il numero 9 Sena, che lancia in profondità una palla per il numero 10 Daddieco. La sfera termina fuori. Rimessa laterale, batte il numero 2 Iannice per quanto riguarda il Calitri. Stop di petto, l'1-2 è insignificante, la sfera termina alla fine sul fondo, nulla di fatto. Attenzione, probabilmente c'è, in realtà l'arbitro ha deciso per un fondo area. Ricordiamo il risultato: Atletico Taurasi 2, Polisportiva Calitri 0. Atletico Taurasi in azione, batte Forgione. Forgione sul pallone, il qui destro termina a centrocampo, il numero 4 Delia. Biancorossi in fase avanzata vengono fermati dal robusto numero 3 Schena, che però perde palla in un secondo momento. Ancora il Calitri che cerca di orientare il gioco verso l'offensiva e lo fa con il numero, attenzione, palla in area di rigore, sfera che però viene ribattuta. Palla in out, Calitri in azione, sfera in area di rigore, si cerca di piazzare la palla al centro, il Calitri è riuscito a penetrare nell'area di rigore dell'Atletico Taurasi, cerca di essere più incisivo e determinante. Palla fuori per l'arbitro e punizione. Batte il numero 4 Delia. Delia sul pallone. Osserva nell'area di rigore il modo di piazzare la palla. Vediamo l'esito di questo, di questa punizione. Colpo di testa finale, svetta di testa l'attacco biancorosso, la palla termina alto, la palla termina alta sulla traversa. Nessun problema però per Forgione, il quale praticamente rimane imbiancato. In effetti è senza gol in questo momento la squadra dell'Atletico Taurasi. Il destro gialloblu in azione, pallone per Delia. Palla in area di rigore. Grande intervento di Forgione che blocca il portiere che ha rappresentato la massima sicurezza in porta per l'Atletico Taurasi, un portiere che davvero è stato riconosciuto dal proprio pubblico per il suo grande lavoro in questo campionato 2013-2014. Palla in out. Rimessa laterale giallo-blu. Fondo area. Il sinistro. Pallone a centrocampo ribattuto, sfera verso il numero 8. Pallone in area di rigore, il tiro finale di Daddieco, di Donato Daddieco. L'Atletico Taurasi va di nuovo vicino al gol. Ci avviamo verso la fine del primo tempo. Ricordiamo il risultato: Atletico Taurasi 2,
Polisportiva Calitri 0. Calitri ancora in azione. La sfera sul laterale destro. La finta. Giallo-blu che avanzano. Palla alla sua terra. Ed ecco da Diego. Pallone spostato sul laterale destro. Ci prova l'Atletico Taurasi. Il pallonetto, sfera ribattuta dai biancorossi. Fallo, punizione. Calitri in avanti. Si prosegue. Calitri adesso cerca di essere più determinante e più incisivo rispetto alla prima parte del primo tempo e quindi conduce l'iniziativa più all'offensiva. Tenta di essere più determinato. Tanto c'è un fallo secondo l'arbitro, punizione. Calitri che cerca di aumentare il passo. Si lancia in profondità, in area di rigore. C'è l'avanzata, la palla viene bloccata. Caruso, il capitano dell'Atletico Taurasi, che davvero sta disputando un'ottima gara. Il risultato di 2-0 conferma e legittima i piani societari del presidente Ferrante, il quale in realtà in questa gestione si è molto impegnato dal punto di vista dell'abnegazione per quanto concerne la riuscita di questo campionato. Batte il numero 8 di Donato. Il sinistro. Pallone in profondità. Rimessa laterale per il numero 4 Vitale. Lancio in profondità per Da Diego. Da Diego cerca di rubare palla. Da Diego in area di rigore. Da Diego ruba palla. Grande gol. Attenzione però, l'arbitro in realtà. No, grande giocata. Una grande giocata da parte del numero 10 Da Diego. È stato molto bravo a rubare palla al difensore. Difficilmente avviene poi quello che è successo dopo, che l'arbitro abbia fischiato il fallo. Questo è stato successivamente, però è stato molto bravo a rubare palla. Intanto a fondo aria. Calitri in azione. Caruso, il suo sinistro lampante. Gialloblu in azione di gioco. Lancio in profondità, ancora i gialloblu che avanzano, permettono di potersi inoltrare in area di rigore, la palla però viene fermata. Biancorossi in azione di gioco. Caruso. Corner. Pallone in area di rigore, sfera ribattuta. Giallo-blu in azione. Punizione per il Calitri. Il lancio in profondità, sfera ribattuta. Gialloblu in azione di gioco. Ripartono, c'è un tackle, l'arbitro fa continuare. Ed ecco ancora l'Atletico Taurasi. Fallo, punizione.
Punizione biancorossa. Punizione biancorossa per il Calitri. Il cross in area di rigore. Calitri che ci prova. Perde palla. Il tackle, fallo, punizione. Punizione per il Calitri. Il Calitri in questo caso ha la possibilità di accorciare le distanze. Punizione per il Calitri. C'è una distanza formata da una barriera formata da quattro calciatori giallo-blu dell'Atletico Taurasi. Punizione. Punizione. Batte appunto il Calitri. La punizione, vediamo lo sviluppo di questa azione. C'è una barriera molto ampia, vedete, formata anche dai giocatori del Calitri. Ci si ripropone. È un tiro sfiorato l'incrocio dei pali, il Calitri vicino alla gol. Fondo area. In lancio. Ancora l'Atletico Taurasi in profondità la sfera. Palla in out. Calitri in azione. Il tackle, sfera recuperata in due tempi. Biancorossi che avanzano. Ancora il Calitri in azione, che adesso insiste. La squadra biancorossa per poter accelerare il ritmo di gioco. Ci riesce in questo caso, il sinistro però termina fuori. Ottima l'iniziativa, ma non produce gli effetti sperati. Si riparte dall'area di rigore. Finisce il primo tempo, grazie dell'attenzione.